Lo si era detto già nel dopogara di un turno fa, lo si era ripetuto alla vigilia della partita del fine settimana e sabato la Promo Bowl Sanitas Gussago non ha sbagliato. Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Contro Polriva, Malvicini e compagne si sono prese caparbiamente l'intera posta in palio grazie al 3-0 con il quale hanno battuto le avversarie. Risultato preziosissimo ancora più alla luce dei parziali maturati su altri campi, poiché le contemporanee sconfitte di C9 e Policura Lagaris permettono di allungare su quest'ultima, portando a più 6 il margine della zona retrocessione e di accorciare sull'arco riva che ora dista una sola lunghezza. Venendo alla cronaca della partita, la Promo Bowl che si schiera con Malvicini incrociata Basalari, Ferrari Piantoni, Gasparini Moriconi e libero Bertoletti a baluardo della difesa, ha parecchio da sudare e faticare nel primo parziale per farlo proprio. Su Zara infatti risponde colpo su colpo e benché le biancorosse cerchino di condurre costantemente gioco e punteggio, non riescono a prendere un vantaggio sufficiente a propiziare una fuga in solitaria. Così l'1-0 arriva solo in volata al fotofinish dei vantaggi, che premiano con un 26-24 la squadra guidata dal coach Giorgio Nibbio. Forte del vantaggio e con una maggior consapevolezza nei propri mezzi e nelle proprie capacità, la Sanitas Gussago detta legge nel periodo che segue. Alla Polriva vengono lasciate giusto le briciole perché le Tigri hanno fame e azzannano la frazione di gara come meglio non potrebbero. Il tabellone si accende a ripetizione per la compagine di casa, che prima fa registrare un 8-3, poi un 16-3 e ancora un 17-3, quindi, concesso alle ospiti di spingere a terra qualche pallone, chiudono per il 2-0 con un chiaro 25-8. Decisa a non alzar bandiera bianca, su Zara nel set che segue dà fondo alle ultime energie per provare a riaprire la contesa. Dal canto suo però anche la Promo Bowl è determinata a chiudere ogni discorso prima che le cose si complicano e a mettersi in tasca 3 punti tanto pieni quanto pesanti per lastricare la strada salvezza. Così la testa avanti nel parziale sin dall'inizio la mette la squadra biancorossa e in quel che segue poi mantiene la stessa inerzia. Su Zara ci prova, combatte, ma la Sanitas Gussago non cede alle pressioni e ai pericolosi di tensione e si prende la vittoria per 25-21.